Chi sono io? Un comedian? Un attore? Un politico? Non si sa. Caffettino? Sì, subito. Il caffè più buono di Matera. Macchiato? Sì. Caffè macchiato. Io sono un facilitatore. Io dico le cose sul palco come politico da 20 anni. Parlo di energia, rifiuti, wifi, cemento, energia rinnovabile, casa mia va con le rinnovabili, idrogeno nelle automobili, da 20 anni. E adesso finalmente, dopo 20 anni, forse queste cose entreranno dentro la politica italiana. Faremo così. Vieni a vedere i sassi, vieni, a vedere il posto. Eccoli. E poi c'è il percorso che ci si può fare. Non si potrebbe, per esempio, spianare tutto e fare un posteggio. Un bel ipermercato, di macchine. L'ipermercato. Fai 4 piani di macchine qua. Alla grande. Poi 4 mai, sopra fai un. Magari un Italia, un centro commerciale con i ristoranti. Qui? 4 piani di macchine. No, qui no. Assolutamente. Ma perché no? Scusa, vuoi mettere e sopra ci fai un giardino, metti l'erba con gli alberi e sotto le macchine, 4 piani, ci metti tutte le macchine della Basilicata, ma pensa che meraviglia, fai un autolavaggio lì, l'elettrauto, le gomme, il supermercato, hai tutto. Ah sì. È nato un movimento perché la rete ha contribuito ad aggregare intelligenze su degli argomenti interessanti, che erano l'energia rinnovabile, i rifiuti, il wifi, l'acqua pubblica, e rifiuti zero, chilometri zero, l'agricoltura. Insomma, erano argomenti che io trattavo nei miei spettacoli e ora sono diventati parte di una politica che probabilmente sarà quella poi che andremo a proporre al governo. Al governo. La nostra deve essere una visione a 30 anni, cambiare andare dal petrolio alle rinnovabili, è una rivoluzione di civiltà, non politica. Ci metteremo 30 anni, partiamo adesso. È possibile che questi amministratori pensino solo al calcestruzzo, gli togli il cemento, non hanno un'idea per il futuro. Il gas, lo stoccano, fanno perforazioni in tutta la Basilicata, in Sicilia, pozzi di petrolio a 3 chilometri, stoccano il gas, sai perché? Lo comprano d'estate che costa meno, lo stoccano, miliardi di metri cubi, bombe sotto il culo alla gente che non sa nulla, e poi lo vendono in inverno in Europa, facciamo da serbatoio. Mio figlio fra 20 anni, come si muoverà? Che tipo di territorio avrà? Che tipo di energia? Bisogna cominciare adesso. Fare le cose con un terzo di energia si può domani mattina. Passare da 40 tonnellate di merci, di materiali che consumiamo pro capite, 40 tonnellate all'anno, a 20. E passare da 40 ore settimanali di lavoro a 20.